conoscerti. Grazie. Ti abbiamo ballato tanto. Nome invece all'anagrafe Luis Romano Peris Belmonte. Peris Belmonte, sì, sono spagnolo di nascita, sono di importazione. Papà, quindi, peraltro, cantante? Sì, del trio di Santa Cruz e poi dello Sparaguayos. Quindi io nasco da una famiglia di artisti. Ho vissuto fin da piccolo questa meraviglia. E con papà, peraltro, diciamo, hai vissuto per un periodo, poi ci siamo ritrovati. Intanto ci sentiamo i tuoi successi e poi ci racconti questa storia che ha dell'incredibile. All your life you've been changing rules. Never knew what tomorrow. Sorry, but sure, no emotion. Well, what shall we do tonight? What's gonna happen, right? A big romance, what a chance. We got the most, I won't get lost. Bellissimo. Ti piace grazie. Rivederti? Grazie, sì. Specialmente queste cose che alcune non ne ho mai viste, ne ho fatte tante, quindi è novità. Certo. Quanti dischi hai venduto? Beh, qualche milione, non 150 milioni come dicono tutti, però qualche milione sì, ho avuto dei dischi d'oro, però benissimo, sono soddisfatto. Esatto, dicevo di papà, perché papà a un certo punto parte per la sua vita, no? Quando tu avevi 6 anni e tu non lo hai visto per quanto tempo? Fino all'età di 18 anni. Cioè tu dai 6 anni e 18 anni non l'hai più incontrato? No. Ti telefonava? No, era in tournée, lui cantava, andava in giro, era... E che tua mamma cosa ti raccontava? Dov'era papà? Mamma, beh, era a cantare, poi mamma non è mai stata una persona vendicativa, cattiva, sempre stata innamorata e mi ha sempre trasmesso cose belle. A 18 anni papà torna quando tu hai 18 anni e che cosa ti dice? Tu che cosa gli dici? Sono felice di conoscerti, finalmente di averti vicino. E lui mi disse: ti ho portato un regalo. Siamo andati in stanza d'albergo e avevo una chitarra che io già suonavo e lui non sapeva che io suonavo. Quindi c'è stato questo incontro così forte. Scusate. Che ancora adesso ti emoziona? Sì. Perché ti emoziona così tanto? Perché sono racconti forti per me. Perché sono ha sofferto da bambino senza papà. Sì. Mamma è stata papà. Certo. Mamma, amica, fratello. E però, quindi... Però, diciamo, immagino che un bimbo che, peraltro, ha la stessa passione del padre, avrebbe avuto voglia di condividerla, no? È quello che mi è mancato. Anche questo aspetto. Perché io ho cantato la prima volta in pubblico a Johannesburg, dove io ascoltavo le sue canzoni, perché loro cantavano sotto, si chiamava Granada, questo grande... Sala dei Baile si chiamava una volta, dove si cantava e si ballava. E mamma, quiero escuchar una canzone namaste di papà. E mi dice: no, devi andare a letto, una canzone sola, voglio ascoltare. Allora stavo seduto nelle scale e guardavo mio padre che cantava e si esibiva, poi andavo a letto. Allora mio papà mi chiamò, perché io poi conoscevo le canzoni bene, perché le prove le facevano in casa, 3 chitarre, 3 voci, quindi... A volte mi dicono: come fanno i testi? Come dice Luisito? Come se la parola sta canzone? Io le sapevo, loro no, perché le dimenticavano. E mi dice: quieres cantar? Vuoi cantare? Sì. E quanti anni avevi quando ti portò sul palco? 6 anni. Circa, mi racconto. E quindi immagino il dolore quando a un certo punto è sparito. Purtroppo. Ma sai, quando sei piccolo non capisci bene. Però il senso di abbandono ti resta. Però e anche adesso, che sono passati tanti anni, i lucciconi agli occhi salgono comunque. Io sono molto romantico e sentimentale, non posso trattenermi. Ma meno molto, a noi ci piace che nessuno si deve trattenere nella vita, perché le emozioni vanno trasmesse per chi ci fanno bene. Poi questa è gioia per me, è gioia. Questa è gioia, che non cosa? È questo che è il mio pianto, l'emozione. Certo, bravissimo, così si fa. Senti, ti manda, ci ascoltiamo insieme un po' di cantanti della disco anni 80 italiana. Sì. Vai, Gazebo, Mike Francis e Dan Harrow. Wow. You cast the dice. Masterpiece, you should have seen it. That rainbow in the moonglow. Mad desire. Dancing in the night. Hey, survivor, you will fall in love again. Knocking on the door, you will think about the things to say.
like Chopin. Love me now and again. Oh, rainy days never say goodbye. Questa la sapevo a memoria, poi io sono pianista, quindi Alex Chopin. Sì, ma poi noi abbiamo cominciato. Lo senti ancora? Ci vediamo spessissimo, andiamo in bici insieme. Abbiamo la famiglia che si conosce con le compagne. Salutacelo. Di vita, con i figli. Assolutamente. Perché nel frattempo lui saluta te. Vai. So you think you can pull my leg. 40 anni fa io facevo Masterpiece. Insomma, il nostro destino è in qualche modo collegato. Abbiamo iniziato insieme e poi ci siamo ritrovati. Dopo 40 anni siamo ancora amici, anzi, più che mai. E niente, ti volevo solo mandare un abbraccio e ti aspetto qui a Borgo Melograno, sempre con grande e immenso piacere. Mi casa e stu casa. Mi casa e stu casa. È giusto. Senti, ma quando fate questi incontri con Sandy Martin, Tracy Spencer, voi chiamateci che noi veniamo. Ma dai, come no, volentierissimo. Ma vi capita di vedervi? Sempre, queste serate che si fanno miste, spesso le fanno su anche nel nord, si organizzano con delle radio particolari. Quindi ci incontriamo e viviamo. Noi siamo tornati indietro dal 2005, siamo tornati indietro a fare serate così in tutto il mondo. Poi io vado in Giappone, spesso a Miami, quindi per noi sì, siamo rinati. Vabbè, perché poi insomma gli anni 80 sono di super moda, no? Quindi... E sono tornati da io, mi sono meravigliato quando senti, mi hanno chiesto. Senti, tu vendi parecchi dischi, ti sposi, l'amore della tua vita è Monica, con la quale tuttora vivi, però poi succede un impiccio con la tua casa discografica, cioè ti fanno un contratto che non va bene, insomma, che succede? No, il contratto potrebbe anche andare bene, che non è stato rispettato, ecco. Come è successo a molti artisti. E quindi è difficile per chi ha una passione, perché di fronte ti trovi tutto a scopo di lucro. Tutto ciò che trovi di fronte è a scopo di lucro. Anche io guadagnavo dei royalties, però la mia era più profondamente fare musica, più che il guadagno. E tu vai in causa, insomma, però poi nel frattempo non puoi firmare con altre etichette, e quindi qualcosa si è interrotto nella tua carriera. Beh, mi allontano per passione. Come mi avvicino per passione, mi allontano per passione, cioè? perché fa male. Cosa ti faceva male? E fa male non poter cantare, fa male avere delle diatribe legali quando noi dovremmo occuparci solo di musica e di canto, di creare, di scrivere canzoni, anche canzoni le più semplici, le più come ti posso, divertenti. E il divertimento non c'è dentro, perché hai questo pensiero di fra 6 mesi c'è la causa, fra 8 mesi ce n'è un'altra. Non e è tu bello. Pensi, siccome poi tu ti sei veramente ammalato, tu pensi che questo sia derivato anche dallo stress che hai avuto in quegli anni? Sicuramente psicosomatico. Io ho avuto un tumore al petto nel 90 e pensavo di morire. Però sei qui con noi adesso, dai, su, mi siedo io sulla... Dai, vieni. Dai. Allora, non sei io stato amo bene. La vita più di ogni cosa. Ma certo. E allora che succede? Sapendo che stai così... Chissà se vivo o no. E vivo, sto qua, come con voi. E ci fai sorridere, ci fai cantare, ci fai ballare. E ci sono le tue figlie, dai, con la tua compagna, che ti mandano un messaggio, così poi proprio piangi del tutto. Ma fallo, siete... perché va bene così. Troppe cose per me. Ci sto io che ti faccio ridere, vai. Ma sì, ma questa è gioia per me. È ma gioia. Certo. Ciao papà, sono qui per dirti che sei tutta la mia vita. Mi manchi veramente tanto e non vedo l'ora di vederti. Ti voglio bene, ti mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao papi, non ti ringrazierò mai abbastanza per aver accantonato il tuo sogno per fare me e mia sorella. Un bacio grande, ti voglio bene e ci vediamo presto. Ciao Lui, questa mattina sei uscito di corsa? Non ho fatto in tempo a dirti una cosa, che ti voglio bene. A dopo. Ciao. Così non smetto più, però. Evviva! Evviva! Evviva. Grazie per quello che avete fatto. Perché poi grazie. Nel frattempo grazie. No, loro ti adorano, quindi già solo questo vale per 10 vite. Sì, ma infatti io sono ricco in questo senso. Ho una compagna di vita da più di 40 anni, che ho conosciuto ancora prima di diventare famoso. Ho 2 figlie, al di là della bellezza esteriore, ma veramente belle. E quindi belle. Diciamo anche il momento più brutto della malattia, quando ti sei svegliato, c'erano loro, no? Loro ancora non esistevano. C'era tua moglie e c'era tua mamma, no? Chi due c'era? Persone che veramente mi hanno voluto bene, mamma e Monica. Che cosa voglio di più?
Il resto è stato un po'... Non tutti hanno partecipato a questo evento. Però io sono positivo. Molto papà, positivo. Dopo quella volta che vi siete rivisti? No, poi noi abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto tournée in tutto il mondo. Perché te lui lo era sei un po' famoso. Ripreso, quindi. No, ma lì io ho imparato tutto da lui, a stare sul palco, a cantare. Ho suonato il requinto che prima non suonavo, che è una chitarra più piccola che è accordata una quinta sopra. Quindi ho imparato a cantare, ho fatto scuola di canto e sono cresciuto come artista professionista.